Ma è vero che se si investe in criptovalute ci sono delle tasse da dover pagare obbligatoriamente, anche se poi alla fine non le si vende e quindi non si fanno plusvalenze? Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, degli aspetti fiscali, delle tasse da dover tenere presente bene se avete un investimento in criptovalute, perché attenzione che sbagliare da questo punto di vista vuol dire andare incontro a delle sanzioni. E altro aspetto importante, attenzione che è cambiata la normativa, quindi rispetto al 2022 in cui c'era un certo concetto di criptovalute da un punto di vista fiscale, a partire dal 2023 e quindi dalle dichiarazioni che si faranno quest'anno, ci sono regole nuove fondamentalmente che vedremo in questo video. Prima di partire però, come al solito mi presento. Mi chiamo Massimiliano Allievi, sono un dottore commercialista, siamo specializzati nella fiscalità delle criptovalute. Quindi, dovessi aver bisogno di una consulenza su questo, puoi iscriverci a info@studioallievi.com. Detto questo, andiamo a contestualizzare questa frase. Quindi, è vero o no che ci sono delle tasse, delle imposte da dover pagare obbligatoriamente, anche se non si vendono le criptovalute guadagnandoci, facendo delle plusvalenze? Beh, attenzione che la risposta è sì. Ed è una risposta che è diversa dalla risposta che sarebbe stata data fino all'anno 2022, in cui invece c'era l'obbligo di monitoraggio delle criptovalute, quindi era necessario inserirle comunque in dichiarazione dei redditi, era necessario pagare, così come è adesso, le imposte sulle plusvalenze, le tasse su quello che è il guadagno della vendita di criptovalute rispetto a quello che era stato il costo di acquisto. Però fino al 2022 era stato definito, era stato chiarito tramite interpello dall'Agenzia delle Entrate che non c'era l'IVAFE da dover pagare. Che cos'è l'IVAFE? L'imposta sul valore delle attività finanziarie e che è pari al 2 per 1000. Quindi era stato detto no, le criptovalute non rientrano in questo ambito. A partire invece dal 2023, quindi dall'anno scorso, è stata cambiata la normativa sulle criptovalute, o meglio, è stata generata una vera e propria normativa fiscale in questo ambito. Prima si andava sostanzialmente o a interpretazione di norme che riguardavano altre tipologie di investimenti, oppure ci si affidava a quelli che erano stati i chiarimenti via via dati dall'Agenzia delle Entrate. Dal 2023 invece è stata creata una normativa sostanzialmente ad hoc per le criptovalute e sono cambiate anche le regole relative alla fiscalità delle criptovalute, tra cui oggetto di questo video. È cambiata sostanzialmente la tassazione che c'è da applicare alle criptovalute ogni anno, anche se la criptovaluta non viene venduta in plusvalenza. Quindi non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando di un'imposta, di una tassa che bisogna pagare ogni anno solo per il possesso delle criptovalute, esattamente come esiste poi l'imposta di bollo sui conti correnti e l'imposta su tanti altri investimenti che vengono effettuati dagli italiani. E quanto è quindi questa tassa? Qual è e quanto è questa tassa che deve essere pagata? Beh, innanzitutto ci sono due possibilità: o viene pagata l'imposta di bollo che viene trattenuta dall'intermediario, quindi dall'exchange, se è italiano, in cui vengono detenute le criptovalute, oppure in alternativa, se non c'è questa imposta di bollo, c'è un'imposta sul valore delle criptovalute da dover versare, che richiama questa imposta esattamente quello che era l'IVAFE ed è tuttora l'IVAFE. E quanto è questa imposta, questa tassa da pagare? Beh, si tratta del 2 per 1000 del valore delle criptovalute. E adesso andremo a vedere come si calcola questo valore delle criptovalute, perché era una delle altre questioni che erano sorte all'inizio. Quindi dicevo, ok, devo pagare questo 2 per 1000, ma siccome il mercato delle criptovalute è molto volatile e i dati a disposizione sono anche pochi rispetto a tanti altri ambiti, ci si chiedeva, ok, qual è il valore di riferimento per poi andare ad applicare questo 2 per 1000? Adesso lo vediamo, ma quello che volevo dirvi prima è attenzione che questo è da fare ogni anno, dal momento in cui io inizio ad avere le criptovalute al momento in cui io non ho più criptovalute, ed è da fare sia che voi abbiate delle criptovalute in un exchange italiano, sia
che abbiate le criptovalute in un exchange estero, sia che abbiate le vostre criptovalute in un wallet esterno al mondo degli exchange. Quindi in ogni caso, ovunque voi deteniate queste criptovalute, c'è questa imposta di bollo che deve essere trattenuta dall'intermediario, oppure in alternativa l'imposta sul valore delle criptovalute da versare ogni anno. Quindi non dimenticatevi questo adempimento, perché se no, oltre a tutte le altre sanzioni, se vi dimenticate gli altri aspetti fiscali, anche su questo, in caso di accertamento, c'è una sanzione che viene applicata dall'Agenzia delle Entrate. E su questo, se avete bisogno, potete scriverci a info@studioallievi.com per una consulenza. Andiamo a vedere, adesso che abbiamo chiarito che c'è un'imposta da dover pagare ogni anno, piccola, ma da dover pagare ogni anno. C'è, nel caso in cui ci sia l'obbligo da presentare la dichiarazione dei redditi per andare a dichiarare le criptovalute, andiamo a vedere adesso come si va a calcolare questo valore delle criptovalute. E in questo ci viene in aiuto la circolare che è stata presentata, che è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nel 2023, quando è stato fatto un po' un quadro nuovo relativo alla fiscalità delle criptovalute. E che cosa c'è scritto in questa circolare? Che il valore che bisogna prendere a riferimento per poi andare a calcolare questo 2 per 1000, quindi l'imposta sul valore delle criptovalute, è il valore che si ha alla fine del periodo di rendicontazione, quindi al 31 di dicembre, ed è generalmente il valore che risulta tramite l'intermediario. Quindi noi dovremmo andare nel nostro exchange, se le nostre cripto sono in un exchange, andare a vedere quello che è il valore che viene definito alle criptovalute al 31 di dicembre. E la normativa che cosa ci dice? Se non c'è questo valore, quindi se non siamo in un exchange, o se l'exchange non ci dà questo valore, e attenzione che lì sarà da provare se viene dato o non viene dato questo valore, in alternativa viene definito quello che è il prezzo di costo della criptovaluta, quindi a quanto era stata acquistata la criptoattività nel momento in cui è stata comprata. Attenzione che o uno o l'altro, però se c'è il valore dell'exchange bisogna utilizzare quello, se non c'è, in alternativa, e non si riesce a definire quello che è il valore a fine periodo, in alternativa c'è la possibilità di valorizzarla per calcolare poi questo 2 per 1000 al costo di acquisto. Attenzione che dovete stare attenti di capire se l'intermediario innanzitutto si occupa o no del calcolo dell'imposta di bollo. Se sì, siete a posto da questo punto di vista, poi avete tutti gli altri aspetti relativi alle eventuali plusvalenze e monitoraggio da fare. Se no, se non vi fa questo calcolo, beh, dovete andarlo a inserire in dichiarazione dei redditi e andare a pagare poi tramite F24 generalmente. Quindi attenzione anche a questo adempimento. Bene, io come al solito spero di esservi stato utile, vi ho dato una panoramica generale di un importante adempimento, di una novità importante sulle criptovalute. Se hai dubbi, se hai delle domande, puoi scriverci qui nei commenti, o se hai bisogno di una consulenza privata per specifica per il tuo caso, puoi scriverci a info@studioallievi.com. Grazie per l'attenzione e alla prossima.